Torniamo in regione Lombardia perché oggi il governatore Roberto Maroni ha premiato i titolari di diversi negozi storici della regione. Presidente, oggi premiamo i negozi storici, addirittura qualcuno del 1800. Sì, è una ricchezza nostra, è un segno anche distintivo dell'identità. Il commercio fatto da piccoli negozi che continuano l'attività dopo decenni, nonostante i problemi, sono una ricchezza. E noi abbiamo voluto valorizzarla con questa manifestazione, ma anche con un atto importante che è una legge che abbiamo fatto approvare dal Consiglio su iniziativa dell'assessore Cavalli sulla moratoria sui grandi centri commerciali, proprio per tutelare il commercio di vicinato, i centri storici naturali, che sono quelli del centro delle città. Un'iniziativa importante che va esattamente nella direzione dell'eccellenza che noi celebriamo oggi. Quindi possiamo sperare che dopo questo importante riconoscimento ci saranno anche un sostegno economico per i Ma negozi. sostegno economico, tutto quello che serve lo faremo. Gli imprenditori del commercio non vogliono contributi, vogliono poter esercitare la loro attività senza troppa burocrazia, senza troppe tasse, senza troppi vincoli. E il nostro obiettivo è questo, diminuire la pressione fiscale in Lombardia, azzerare la burocrazia e consentire anche ai piccoli commercianti di fare quello che vogliono fare, cioè esercitare liberamente la propria attività. Presidente, a Dolce & Gabbana quali spazi riserverebbe? Io ho detto che noi mettiamo a disposizione loro, se lo vorranno, gli spazi della regione, vediamo, ma mi sembra veramente una follia, un'azione masochistica quella di dire no a chi rappresenta un marchio d'eccellenza in un momento di crisi poi. Quindi spero che il Comune di Milano faccia un ravvedimento operoso su questa decisione. Io volevo chiedere cosa ne pensa di questo decreto a cui starebbe pensando Del Rio sulle province. La Corte Costituzionale ha detto che questo è veramente un caos istituzionale. No? Il governo di Roma è riuscito a fare il caos istituzionale perché ha abolito per legge le province, non si possono abolire per legge, fa una legge costituzionale, ci vorrà un anno. Nel frattempo che cosa succede? Ah, la novità è che secondo la nostra interpretazione la sentenza della Corte ha cancellato anche le aree metropolitane. E quindi la provincia di Milano non cesserà il 31 dicembre, come tutti pensano, e l'area metropolitana non nascerà il 1° gennaio 2014, come tutti pensano. Quindi un altro caos nel caos. Noi prepariamo una nostra proposta, la stiamo preparando da sottoporre al governo italiano per farlo uscire da queste nebbie in cui si è messo e per evitare che qui si blocchi tutto, perché questo è il rischio. Una proposta sulla città metropolitana in Una particolare. proposta sulle province, sul superamento delle province, sull'area metropolitana. Qui nel 2015 abbiamo Expo, non possiamo permetterci questo caos istituzionale o che succeda boh chissà che cosa, no? Quindi stiamo elaborando una proposta che a settembre sottoporremo a Parlamento e Governo per risolvere la questione. C'è una specificità lombarda, c'è una specificità milanese che dipende da Expo, quindi qui bisogna guardare questa situazione con un'attenzione particolare, tenendo conto che qui c'è una specificità. Poi il resto verrà dopo, ma qui bisogna intervenire subito tenendo conto che appunto siamo in un momento speciale, una regione speciale. Spero presto a statuto speciale, ma intanto una specialità relativa all'Expo. Tutto collegato alla macro regione, questo. Certo, si tiene tutto.